Sì, Piero, la tua introduzione è stata perfetta. Oggi faccio un po' il bastian contrario, non come spesso mi capita. Il mio approccio non è sempre, come dire, lineare, che va sui titoli forti. Quindi oggi ho deciso di shortare Stellantis per diverse ragioni. Concordo con te che il titolo è molto forte, ma il tema è questo. Secondo me è cresciuto molto con la notizia della Gigafactory, ovvero quel progetto di creare una fabbrica, approvato tra l'altro al Consiglio Comunale di Torino proprio per la produzione di batterie. Però la cosa che mi ha un po' turbato, è la notizia di oggi, nella quale, Stellantis comunica che avrà dei problemi, ci sarà sostanzialmente un blocco, e fra virgolette, nel comunicato scritto senza precedenti, dell'approvvigionamento di microchip, e questo comporterà lo stop di alcuni impianti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Questa notizia che mi sembra rilevante è di fatto, diciamo, stata abbastanza ignorata dal mercato, e quindi temo che gli operatori, quando andranno ad analizzare meglio, no, questo aspetto, probabilmente faranno scattare delle prese di profitto. Detto ciò, come sai, noi trader dobbiamo sempre avere un piano B. Evidentemente la mia lettura potrebbe essere scorretta, e quindi la cosa che mi ha facilitato è mettere anche uno stop loss naturale sui recenti massimi, no, sui massimi dell'altro giorno, e quindi l'ingresso è. Ho scritto 13,40 perché è il prezzo a cui, quando ho compilato il file, ma va benissimo anche adesso che siamo a 16,37, quindi ingresso, diciamo, direi colpendo insomma il book adesso, o 16,40 più conservativo come mi pare. Insomma, 16,59 è lo stop, quindi qualora il titolo formi nuovi massimi usciamo, perché evidentemente la lettura è scorretta, e il take profit è a 16 euro, che è un numero tondo, quindi non mi immagino un'inversione straordinaria, ma semplicemente, insomma, l'idea che questa notizia venga della carenza di chip, che porterà lo stop per le prossime settimane di questi impianti, potrebbe generare questo veloce stondo. Quindi non mi immagino un'inversione su Stellantis, che rimane un titolo forte, ma oggi, visto che la nostra gara si limita all'intraday, oggi mi aspetto qualche presa di profitto. Grazie Pietro, e possiamo anche dire che dopo, nelle ultime 10 giornate, 9 sedute positive e solo una di leggera debolezza, il titolo ha bisogno anche di rifiatare. Tu stesso me lo hai insegnato, diffidare dai rialzi senza mai vedere fasi appunto di ossigenazione del mercato, perché poi quelle lì sono appunto le fasi che poi ci potrebbero portare a importanti storni. Quindi il titolo ha anche bisogno di rifiatare. La notizia che dicevi tu era uscita anche ieri, ma infatti il mercato non l'aveva neanche letta nel pomeriggio e non l'aveva neanche letta in maniera, tra virgolette, negativa. E ricordiamoci sempre che questo appunto dei chip è un problema che sta caratterizzando il settore ormai da un bel po' di mesi, e Stellantis è l'ultima azienda che appunto fa uno stop per quanto riguarda la produzione, per questa appunto per questa mancanza di chip nel settore delle automobili. L'operazione ci sta come al solito, e ti lascio a Riccardo. Sì, ciao Pietro, ben ritrovato. Alcune considerazioni che mi viene da fare che interessano FCA, ma a questo punto mi viene a dire tutte le società automobilistiche. Ma non sarebbe forse opportuno, o non sarebbe stato opportuno, mi viene da dire, magari andare a fare delle acquisizioni che prevedevano proprio l'acquisto di società produttrici di chip, visto il ruolo strategico assunto da questa componente in un periodo storico in cui vi è una svolta epocale per il settore automobilistico. È diciamo, uno di quegli elementi che può fare una differenza nell'ambito concorrenziale della competizione tra player. Seconda considerazione.
Sei storicamente uno delle nostre vedette anche per quel caro Sud Italia che oggettivamente ha sempre avuto un po' di difficoltà sul fronte dello sviluppo economico. Da qui la domanda, prendendo spunto anche da quanto sta facendo proprio Stellantis e quanto fa anche un accordo con il Comune di Torino. Non potrebbe essere proprio la creazione di gigafactory piuttosto che comunque di una Silicon Valley o di una Green Valley uno dei driver più interessanti per la crescita della Campania, ma non solo, comunque di altre regioni del Sud Italia? Perché penso la Campania, ad esempio, ha al suo interno quella Iveco che non viene vista così di buon occhio da parte della famiglia Elkan, nel senso non vi hanno investito sopra, anzi è un eufemismo dire che non vi hanno investito sopra in questi anni, però se andiamo a pensare ai piani dell'Unione Europea, se andiamo a pensare alla questione della mobilità, se andiamo a pensare anche magari alla conversione sul fronte elettrico, si potrebbe creare un bel sistema capace di creare ricchezza per il paese, occupazione e benessere per le aree in cui si va a investire. Ecco, perché in un'area del paese in cui peraltro vi è anche un sole o temperature assolutamente interessanti che possono essere sfruttate per produrre energia, non si punta su questo? Allora, di nuovo buongiorno Riccardo, grazie per questa domanda. Ci sarebbe bisogno di qualche minuto in più, ma in maniera sintetica parto alla prima dei CIP. Concordo, ma lì vedi è un problema strutturale anche dei paesi, nel senso che i CIP sono diventati una chiave per le produzioni e se tu non hai un'azienda locale di CIP sei costretto a tingere dall'estero e quindi di fatto hai una filiera importante legata a aziende estere e quindi diventi dipendente, oltremodo dipendente dalle produzioni fuori. Quindi, a parte Stellantis, in generale sarebbe bene avere diciamo, queste aziende grandi nella produzione di elementi chiave per le produzioni generali localmente, Però, no? Questo chiaramente. sai Pietro, quello che mi fa sembrare i manager talvolta un po' miopi, pensa che educato che sono riuscito a essere nel dire questa cosa, è che poi arriva nel tempo il Biden di turno e dice: ok, l'America deve raggiungere la sua indipendenza sul fronte della produzione di chip, ora qui ci sono i soldi, iniziamo a creare qualcosa. Ma se tu sei un manager è una figura apicale della Stellantis di turno, Volkswagen di turno, della Tesla di turno. Sei un po' un pirla se non ci arrivi prima a capire che se tu vuoi aumentare la tua produzione di auto elettrica avrai bisogno di più chip, ma se tutti fanno così, evidentemente i chip vengono a mancare. E a quel punto un bravo manager lungimirante, in anticipo rispetto all'avvenire a crearsi il problema, dovrebbe dire: sapete che c'è oggi i chip costano ancora poco, io mi compro direttamente una fabbrica. Che poi stiamo parlando tutti di realtà, Volkswagen, Stellantis, Renault, eccetera, Ford e via dicendo, che sono tutte multinazionali presenti con i loro stabilimenti in tutto il mondo, quindi non è neanche una questione di dire mancano i chip in Italia piuttosto che in Francia, piuttosto che negli Stati Uniti. Come la vedi? Guarda, il tema è che rischiamo di perderti dalla trasmissione, perché secondo me adesso ti prenderanno in qualche azienda a fare il top manager, visto che insomma Ma no, hai sai che quello è il tuo posto. Io No, sono lascia. umile servitore di terziaria importanza. No, assolutamente no. No, il tema è questo, Riccardo, parliamoci francamente, stiamo assistendo a delle robe a parte i chip che poi fra l'altro non riguardano solo le produzioni elettriche, ma riguardano proprio tutti gli autoveicoli, anche con la vecchia produzione insomma, con gli idrocarburi tradizionali, quindi non è solo quello, ma è un tema più generale. Siamo totalmente spiazzati da quello che sta succedendo sulle materie prime, cioè vedere anche il rame, l'acciaio, che è un mercato che conosco bene, nonché anche i polimeri da plastica e legno a prezzi così, no? Una bolla pazzesca ha sorpreso un po' tutti. Quindi parlare col senno di poi è un po' più facile, però veramente
alcuni mercati sono totalmente impazziti e quindi adesso è facile dirlo, effettivamente bisognava agire in anticipo. Rispetto invece alla seconda domanda al volo che mi sta molto a cuore, no? Questo discorso del sud che è sempre, sempre un po' da anni, no? Io da quando sono bambino si parla di questa cosa del sud che deve essere diciamo, valorizzato per le risorse e quant'altro. Discorsi che se ci pensi sentiamo da sempre, però questa era l'occasione giusta per provare un rilancio, no? Secondo me ci vuole coraggio qui, bisogna col PNRR, che è anche una cosa difficile per me che ho l'R un po' moscia, però insomma cambiare le metriche totalmente, no? Provare a giocarsi una carta dell'innovazione decisiva, cioè non ragionare più secondo i vecchi schemi, ma fare all in su quelli che sono i macro trend, cioè su tutte quelle su quei settori che quasi inevitabilmente crescono. Quindi avrei fatto un ragionamento un po' diverso, anche lato di storia e quant'altro. Cioè le imprese cotte, che erano già cotte pre-pandemia, che tu adesso gli dai un ristoro e gli dai dei soldini, li butti in un calderone che sai che stile Alitalia o MPS, sai quelle idrovore che bruciano soldi, bruceranno soldi perché se non andavano prima della pandemia è inutile che gli dai soldi adesso. Allora io gli avrei detto, non ti do i ristori, ma ti do il triplo dei ristori se anziché continuare su questo business che già pre-pandemia andava male, figuriamoci dopo, ti ricalibri e cambi totalmente settore. E agisci nei settori più innovativi. Ti do ancora uno sgravio maggiore se lo fai al sud, e quindi non avrei gestito la situazione pandemica in questo modo, cioè dando soldi a pioggia anche alle imprese dei cotte, che gli allunghi solo la moria, no? Nel senso che moriranno anche prima erano destinati a morire, lo sappiamo tutti, e ti dico: non ti do i soldi così, ma se tu cambi totalmente settore, no? E ti reinventi in un settore che è legato al tech, legato al green, legato a tutte queste cose che nei prossimi anni inevitabilmente cresceranno, ti do il triplo dei soldi e andiamo avanti così, provando a giocarsi una carta totalmente diversa dal passato, no? Quindi non sussidi, ma incentivi per l'innovazione che potrebbero rilanciare il sud, ma in generale l'Italia, e cercare di trovare una nicchia dove siamo forti e iniziamo a competere bene anche col mercato globale. Ascoltami, è una cosa che secondo me è molto importante, anche perché condivido quanto stai dicendo. Nel mio punto di vista, farei banalmente della Sicilia alla Miami del vecchio continente, e la pandemia, secondo me, era un'ottima occasione per dire: sapete che c'è, le strutture alberghiere italiane mediamente fanno, passatemi il termine, ovviamente è metaforico, fanno schifo. Per quanto è il rapporto qualità-prezzo, facciamo che lo Stato ci mette i soldi a fondo perduto o comunque senza interessi e ce li ritornate nel lunghissimo periodo, però rinnovate completamente le strutture, fate degli alberghi belli, poi come Italia andiamo a vendercele sul mercato internazionale e si crea un circolo virtuoso, anche mi viene da dire. Però non so, penso che forse Guarda, questo Riccardo, più che saranno gli alberghi. alcuni. Penso che questi Scusami, ti ho saranno interrotto. anche dei temi importanti che verranno trattati il prossimo 1° di ottobre anche a Investing Roma, dai protagonisti di quello che è l'evento più importante assieme a Investing Napoli per il mondo degli investimenti e del trading nel Sud Italia. Eh sì, vedi, torniamo un po' al sud. Io, come sai, ho questa voglia anche di restituire, no? Le città che mi hanno cresciuto, quello che insomma è stato, insomma, regalando un evento che tornerà, grazie a Dio, se Dio vuole, fisicamente a Roma il 1° ottobre. Sarà uno dei temi. Non posso spoilerare troppo, ma ti anticipo che ci sarà una sala dedicata agli investimenti alternativi, che sono, secondo me, proprio in questo momento danno delle straordinarie opportunità. Rispetto invece a quello che dicevi sugli alberghi, secondo me il tema non è solo gli alberghi, ma la capacità di creare degli hub, cioè dei posti, dei siti che calamitino l'interesse delle compagnie aeree, nel senso che io darei, anziché i soldi anche lì buttati in Alitalia da 20 anni, creerei un hub, una compagnia super low cost,
che porta i turisti, io li pago, cioè ogni turista che mi fa atterrare in Sicilia io ti do dei soldi per farli atterrare, ti do l'aereo gratis e poi una Beh, già volta che sono funziona lì. così, eh? Quello che stai dicendo Sì, già ha funziona così. funzionato. È il modello Esatto. Ryanair. Ryanair va a Funziona. selezionare un aeroporto rispetto a un altro in base a quanti soldi Ryanair riceve dalla Esatto. provincia dove è posizionato questo La regione, aeroporto. lo Quello è il specifico. vantaggio competitivo. Dipende, sì, regione o provincia. Esattamente, però Riccardo, posso chiederti una cosa? Tutti i soldi di Alitalia, no? L'altro giorno leggevo sul Sole 24 Ore la somma dei soldi che vengono dati, che sono stati dati all'Italia. Se tu li mettevi in una roba del genere, no? Ma secondo te come... Perché vedi, siamo incancreniti e bisogna portare avanti i business a prescindere da tutto, ma i business se non creano un conto economico che crea cassa, muoiono. Allora ci puoi mettere anche milioni e milioni MPS all'Italia. Muoiono perché sono idrovore, bruciano tutto. Allora spariglia le carte, chiudi tutta questa roba qua e proviamo con delle metriche diverse perché non hanno funzionato. Se non funziona è inutile incaponirsi, no? Proviamo con delle strategie diverse che puntino verso quello che il mercato chiede e chiederà, perché è certo che il business alcuni crescono, quindi è inutile incaponirsi su cose vecchie che non funzionano più. Credo che a monte, rispetto a tutto quello che di giusto stai dicendo, vi sia forse una delle regole che sono anche scritte, direi, sulla pietra, che andrebbe rispettata, che è non rubare. Ecco, forse quella sarebbe una buona base di Il sesto partenza per far comandamento. fruttare gli investimenti. Pietro, grazie mille per essere stato con noi. Sempre un piacere, lo ricordo, Investing Roma, primo Grazie. di ottobre. Quindi sarà l'occasione per tornare ad avere degli eventi live. Vedendo anche come stanno andando i piani vaccinali, direi che forse si potrà vivere con un po' più di tranquillità rispetto a 12 mesi fa. Un abbraccio, Pietro. Un abbraccione. Ciao, caro. Ciao Pietro. Ciao, ciao Pietro. Sei sempre polemico, Pietro Origlia. No, scherzo, sono io che sono Sempre. sempre un po' con un taglio d'ervipera. Però, insomma, guarda, mi fa veramente arrabbiare perché quando vado in giro per il mondo e capisco veramente in modo concreto quello che è il potenziale dell'Italia, poi torno in Italia e vedo come non è sfruttato. Una sofferenza davvero rilevante, che poi da un punto di vista anche di infrastrutture, basterebbe andare in Inghilterra, passarci, che ne so, una settimana, 10 giorni, poi si torna in Italia, ma in qualunque area dell'Italia, non è che vi è distinzione fra nord, centro e sud, e la sensazione sarebbe quella di essere arrivati invece che in un paese come l'Italia, in paesi di ben più basso lignaggio, ecco, così non scontento nessuna nazione o nessun cittadino estero.